Io sono stato mandato a Napoli per far rovinarmi, nel senso che dopo poche giornate dovevo essere esonerato, a prescindere dai risultati. E ma era stato mandato a Napoli da chi? Io ho detto, penso che signor Moggi ha dato ok alla mia assunzione. Allora, lei dice che dopo il pareggio con il Perugia, quando lei allenava in Napoli, è stato esonerato. Era la sesta giornata di campionato, se ne ricordo. Così? Sesta o settima. Quanti punti aveva fatto fino a quel momento? Forse 4. Allora glielo dico io, c'ho una memoria un po' più fresca della sua. Lei aveva fatto fino a quel momento un punto. Ricorda? Su 5 partite ne aveva fatto un punto e ne aveva perse 4. E così? Non lo ricordo così. Perché non eravamo ultimi. Suo esonero al signor Luciano Moggi. Perché l'ha dichiarato il signor Ferlaino che era presidente e che si... Detto Ferlaino, andiamo avanti. 2,5 miliardi netti l'anno era stato assunto, ho capito bene? Ma lì lo sa quante se ne sono buttate. Non ho capito. Qual è... Lo sa quante se ne sono buttate, a parte che in quel periodo io ero... La domanda qual era? È stato assunto a 2,5 miliardi netti l'anno nel 2000-2001. Erano sempre pochi per la bravura mia. Va bene, l'aveva già detto, avvocato, non ripetiamo. Ancora? No. Avanti, su. Su, un po' di vivacità, Zeman. Io sono vivo. Vivacità, non vitalità. Io sono vivo, se volete che ballo qua, no, ballo, no, ma... No. Mi può dire quante volte lei è stato esonerato dalle squadre in cui lei ha militato? Io ho avuto un esonero, vero? Un esonero. Le altre erano tutte procurate da altre cose. No, io l'ho detto, quante volte lei mi deve rispondere alla mia domanda, che poi erano procurate altre cose, è una, allora, un sua interpretazione. Io le sto dicendo, quante volte lei è stato esonerato nelle squadre in cui ha militato? Un esonero. Qual era questo esonero? La Lazio nel 96. Quanti esoneri ha subito nella sua carriera? Esoneri, poi i motivi li vediamo dopo, mi deve dire gli esoneri. Ma già ha risposto uno, Lazio. Non sente. Però lei è un po' contraddittorio, perché dice che l'ha esonerata pure in Napoli, poi dice solo il Lazio. E per me non è esonero. E perché? Che cos'è quello del Napoli? Ho detto quello che abbiamo detto finora. Vabbè, sia pure che sia un esonero, secondo lei illecito, sempre esonero. Sia leciti che illeciti, vogliono sapere quanti esoneri ha avuto. Vabbè, uno normale, due. Normale sarebbe Lazio. Uno normale Lazio e tre illeciti. Tre illeciti, quali sono questi illeciti? Napoli, Salerno, Lecce. Napoli, Salerno. Ha fatto, visto che li definisce illeciti, ha fatto azioni, ricorsi contro questi esoneri. Vuole sapere l'avvocato se lei si è opposto a queste ingiustizie? No, io devo subire. Allora le volevo chiedere, lei è stato esonerato dalla Stella Rossa? No, me ne sono andato io. Vabbè. Sono dimissioni, che è diverso. Se n'è andato per quale motivo? Non ho capito. I risultati, perché erano buoni? No, era la guida. Perfetto, perché grazie. Ero troppo professionista. Vabbè. Per loro. Vabbè, che lei è il migliore del mondo, abbiamo cercato. Così hanno detto loro, non l'ho detto io. Senta, è stato pure esonerato dall'Avellino, che ha mandato in Cina? No, da Avellino no.
Cioè l'Avellino è stato retrocesso in 5 a lei allenatore? Sì. E dopo non l'ha più allenato. Ma anche lì se seguite... No, risponda solo sì o no, poi allora avanti. Io... Le no, perché ci faccio una precisazione. Io sono retrocesso l'unica... Sì, ma no, non è stato no? Come no, ce lo spiego meglio. Io sono stato retrocesso una volta nella vita mia con Avellino. Se vedete un film dove parla qualcuno, dice... Mi hanno chiamato, se ti esoneravo mi salvavo. Stranamente da parte vostra è arrivata la telefonata. Non ho capito niente, veramente sema. Sì, ma lo devo spiegare bene. Lei ve lo devo spiegare bene. Signore è stata presente. E allora lasciamo stare tutto. No, io le ricordo che lei deve rispondere. Può essere imputato di falsa testimonianza il testimone reticente. Falso. È chiaro. Non dico falso. Liscia. No, io non capisco, vado avanti. Senta, lei dal 98... Non capisce, io ce lo spiego di nuovo. Io fino al 98 ero tra i più bravi allenatori d'Europa. Se lei se lo dice da solo, francamente... No, lo dicono gli altri. Vabbè, lei era più bravo di tutti, posso andare avanti nelle domande. E quindi per me era normale che uno bravo... Allora, l'allenatore più bravo di tutti dal 98 in poi, quali squadre ha allenato? E non ha allenato più, grazie al veto di sistema. Parliamo di questo, siamo qua per questo, se non c'era ero a casa e lei pure. Però rispondo alle domande, io voglio sapere, vuole sapere dal 98 quali squadre ha allenato lei? Ma lei deve rispondere, Zeman, lei deve rispondere alle domande. Fenerbahce, Napoli, Salernitana, Lecce, Brescia, Lecce, Stella Rossa. Quindi ha allenato, voglio dire, non è che non ha allenato. Non squadre per migliore allenatore d'Europa. Io pure volevo difendere. Non squadre. Io pure sono l'avvocato più bravo di tutti, vorrei difendere. Vabbè. È diverso. Senta. Io ho fatto, lei ancora no. Ma io sapessi quante ne ho fatte. Lui considera nella sua personale visione. Accusa il mio cliente, Moggi e la Juventus, che dopo il 1998 con il loro ostracismo non gli hanno fatto avere mai un incarico. E io le sto allegando 10 squadre e 10 incarichi che ha avuto. E allora ecco perché mi accaloro. E vorrei anche che il pubblico ministero sapesse che io urlo, io sto elencando con voce forte. Però avvocato, già ha spiegato che non è vero che non ha avuto incarichi, lui ritiene nella sua personale opinione che non erano adeguati alle sue capacità professionali. Andiamo avanti. Non è che ha detto che non ha avuto, ha detto che li ha avuti, però non erano adeguati alla sua capacità professionale, che è di livello elevatissimo. Presidente, scusi. Allora, a questo punto. Oggi impediva a Florentino Perez e a tutti i presidenti d'Europa di prendere Zeman. No, mi scusi. Vabbè, non ha detto no, perché se lui aveva tutta questa grande arte, non credo che noi potevamo condizionare anche comunque, i presidenti insomma, di Europa. Ma, Chelsea, ma lui ha spiegato. Andiamo Ma infatti prima del 98 sono venuti a cercarmi. Non si preoccupi. A questo punto direi di non insistere più. Sì, abbiamo capito. Va bene, voglio solo. Volevo sapere, signor Zeman, quanti titoli ha vinto lei fra campionato e coppe fra l'Italia e l'estero? Zero titoli. Va bene, grazie. Non ho altre domande. Zero titoli, come dice Mourinho. Sempre grazie al sistema. Possiamo mandarlo via. Vabbè, Zeman, lei se ne può andare. Si è comportato così, andiamo. Perché ho urlato poco. Zeman se n'è andato e non ritorna più. La simpatia nagumblanare non c'è più. Il tuo sorriso dolce non risponde più.
Non c'è autoscuola, non c'è autogrill, non c'è sorriso, non c'è il tuo appeal. La tua canzone mi dà emozione, mia simpatia, che la mia saprete una buata in marmellette, mo che ve ne mazze.